L'associazione tra Germania e mare non è certo tra quelle più immediate, eppure la parte settentrionale del paese si affaccia addirittura su due specchi d'acqua salata, quello del nord e il Baltico. Specie sulle coste di quest'ultimo si è perfino sviluppato un discreto turismo balneare, con le spiagge dell'isola di Rügen e nei dintorni di Rubecca che offrono una scenografica sabbia bianca e mille attrazioni per una clientela variegata. Sul mare del nord, invece, si affacciano due dei porti commerciali più trafficati d'Europa: quello di Amburgo, terzo dietro quello olandese di Rotterdam e quello belga di Anversa, e quello di Bremerhaven, che si situa al quarto posto. Se pensiamo che i primi scali italiani in classifica sono quelli di Genova e di Gioia Tauro, rispettivamente in dodicesima e tredicesima posizione. Capiamo quanto i porti tedeschi siano fondamentali per il trasporto delle merci in Germania, vedendo transitare il 60% delle esportazioni e delle importazioni nazionali e occupando oltre 300.000 lavoratori. Com'è possibile che un paese che si è macchiato dei peggiori crimini in nome dell'antisemitismo, della xenofobia, Prima e durante la Seconda Guerra Mondiale si sia trasformato in pochi anni in un polo d'attrazione per gli immigrati? Per scoprirlo dobbiamo tornare indietro al 1955, anno in cui i governi italiano e tedesco siglarono un patto bilaterale per il reclutamento di manodopera industriale. La restaurazione economica della Germania nel dopoguerra, infatti, Procedeva spedita e abbisognava di lavoratori senza qualifica e disposti ad accettare mansioni generiche e pesanti. Italiani, turchi e, in seconda battuta, greci, spagnoli e portoghesi andarono così ad alimentare le fila degli operai nelle fabbriche tedesche. La loro integrazione, tuttavia, non fu facile. I circa 4 milioni di italiani recatisi in Germania, per esempio, Vennero freddamente etichettati come Gastar Beta, letteralmente lavoratori ospiti, o, secondo una definizione più colorita e contemporanea, coloro che rubavano il lavoro ai tedeschi. Due dei più grandi ostacoli per i nostri immigrati furono quello sociolinguistico, frutto di una scarsa alfabetizzazione di partenza e il desiderio latente di un futuro ritorno in patria, che precludeva le possibilità di una vita partecipativa nel nuovo paese. Non andò meglio ai turchi, più difficilmente amalgamabili ai tedeschi, a causa di particolarità culturali e religiose e di una xenofobia marcata nei loro confronti, legata a pregiudizi comportamentali e paure. Ad oggi 12 milioni di persone residenti in Germania, il 15% della popolazione totale provengono dall'estero. I turchi sono circa 3 milioni, gli italiani appena 700.000. Nonostante l'integrazione con la seconda e la terza generazione sia andata via via consolidandosi, sporadicamente si ha notizia di atti terroristici a sfondo xenofobo da parte di aderenti a movimenti neonazisti. Se gli italiani, secondo un noto motto mussoliniano, sono un popolo di santi, poeti e navigatori, dei tedeschi potremmo dire quantomeno che si tratta di un popolo di inventori con la passione per la mobilità. Fu infatti un barone tedesco, Karl von Dreis, a inventare la prima bicicletta nel 1817. Aveva una struttura completamente in legno e pesava, pensate, 22 kg. Nel 1886, invece, un altro tedesco, l'ingegnere Karl Benz, concepì la prima automobile, un triciclo con motore a scoppio capace di percorrere una decina di chilometri senza interruzioni. Questo fortunato esperimento e i successivi progressi rappresentarono i primi passi dell'industria automobilistica tedesca, che oggi rappresenta ancora la spina dorsale del settore secondario nazionale. Marchi come Mercedes, BMW, Audi, Porsche, Opel, Smart e Volkswagen producono infatti oltre 4 milioni e mezzo di pezzi all'anno. Circa un terzo delle auto vendute in Europa e un quinto di quelle vendute nel mondo appartengono a una casa tedesca. Ma intendendo la mobilità con un'accezione più ampia al di fuori del settore dei trasporti, non possiamo dimenticare come l'inventore della stampa moderna a caratteri mobili sia stato Johannes Gutenberg, orafo e tipografo di Magonza nel 1455. Il primo libro ottenuto con questo procedimento fu una Bibbia in lingua latina con caratteri gotici, stampata in 180 copie su pergamena e carta di canapa.